Buonasera signori, Giorgio Perlasca, commerciante di carni. Ma io sono qua con un compito preciso, fare arrivare in Italia le bestie migliori. Contessa, permette questo ballo? Sì, godetevela pure finché potete. Qua, signori miei, finisce una guerra, ma in qualche modo, vedrete, ne comincerà un'altra. Illegale o no, il fatto è che nella lettera del signor Perlasca c'è sta la firma di Francisco Franco. È lei che mi deve spiegare perché i vostri amichetti ebrei, che tanto vi stanno a cuore, proprio l'altra sera, sì, hanno fatto esplodere una bomba nel teatro dove io stavo tenendo un comizio. No, è una sciocchezza, è un minuto le porto via, non di più. È una cosa importante per noi. Un minuto, le do la mia parola. Vieni qui, tesoro, vieni. Dammi la manina, non avere paura, vieni. No, non avere... No, Rachele, ascoltami. La tua mamma non è dentro questo treno. Invece potrei scommettere, signor Perlasca, che le ultime persone che lei ha chiamato non figurano affatto nella sua lista. E oggi pomeriggio alla stazione, ad esempio, ho salvato la vita a un bel po' di bambini, sai. Sì, li stavano caricando tutti su un treno. Treno lungo... che andava in un posto... Com'è che lei, tenente, si sta permettendo di alzare la voce e puntare addirittura un'arma in gola al nuovo console di Spagna? Vaina, lasci stare il cognac e faccia revocare l'ordine di incendiare il ghetto. Io, console... non mi occupo di ebrei. E ma gli anglo-americani, sì. E una lettera un po' ingiallita dal tempo. È una lettera di protezione. È la sua lettera di protezione. E la firma in basso a destra sopra il timbro dell'ambasciata di Spagna non può essere che quella. Jorge.